Signore e signori, l'ottavo re di Roma, Gigi Proietti. Di Roma, posso raccontare un episodio che mi capitò tantissimi anni fa, quando credo che la maggior parte delle persone qui forse non era nemmeno nata, e io con i primi risparmi comprai una Spider di quinta mano, una Fiat Osca 1500, se avessela adesso sarebbe. E per raccontare questo episodio, perché Roma al 14 di agosto era deserta completamente, adesso c'è turismo, cioè, però era completamente, se potevi girare nudo, c'era nessuno, specialmente verso l'ora di pranzo, perché o sta a Ostia, o sta a Magna, o sta già a riposare, non c'è. E io mi vergognavo perché mi avevano regalato un cappelletto di questi con cosa rigida per guidare la macchina, gli occhiali quelli a piagne, cose, una sciarpetta, una sciarpa, la pipa, fumavo la pipa, ero studente ancora, e i guanti, quelli di pelle, per guidare fondamentale, che non c'hanno le dita, no? Non c'hanno solo le dita, qua sono tutti buchi, c'è la pelle tua, insomma, non c'è la pelle. E un giorno mi vergognavo di scappottare la macchina, 14 euro sono scappottato. C'è nessuno. Mi sono messo, allora si poteva fare al Colosseo con la poppa della macchina, al Colosseo verso via dei Fori Imperiali. E dico, qui dove vado? Mi sono messo tutto, la pipa, tutto. Un idiota, un imbecille proprio. Comincia che non c'è questa cosa che. Semaforo con via Cavour, rosso. L'unico che stava a Roma insieme a me in quel momento era un camion, voi non ve li potete ricordare, era un camion che portava la carce viva, oggi sei betoniere perché è proibita, e sono di quelli che era il doge degli americani, e la carce viva li mangiava, sti camion, era rimasto quasi niente, tutta la carce dietro. Che stessi a fare lì al 14 di agosto non lo so, però aspettavo sto camion. Io sono arrivato bassissimo, quello altissimo, e vedo che sporge dal finestrino una specie di clava piena di peli, e io stavo vestito così, il verde non arrivava mai. A un certo punto s'affaccia il proprietario del gomito, era un gomito quello, e mi guarda, e io faccio un sobbalzo perché c'aveva una maglietta da Juve tutta strappata, tutti schizzi di carce da tutte le parti, c'aveva un tipo di calvizie strana perché c'era qui tutta la fronte bassa e poi un pezzo di calvizie e poi ricominciava, e le sopracciglia erano una specie di fascia nera pelosa che andava a finire qua dietro, e quindi non era una bella visione, un collo è partita da qua il collo, e mi guarda, e io lo guardo guardando il semaforo, niente, momenti lunghissimi. Afrocio. Che ti volevi dire? Sì. Adesso, cioè, questo per dire, questo ha detto questa cosa, detta oggi, figuriamoci, ma però perché questi sentono a Roma la necessità ancora oggi di ditte per forza qualche cosa? Quando cammini, qualche cosa devono dire, fatte sposarsi, dice una volta, delle cose terribili. Fatte sposare? Quando si vedevano due che stavano insieme su una Vespa,
fatte sposare, non gli da retta, e poi di cose indicibili adesso ci sono. Allora, io una richiesta c'ho.